Roberto, lavoravi in fiera fin dal 1983, lettera di licenziamento consegnata, però c'è anche un po' una presa per il culo attaccata a questa lettera. Prima della lettera di licenziamento c'è la lettera di quando ci hanno messo in cassa, che ci hanno comunicato la cassa integrazione, che era il primo di ottobre del 2010. Ci hanno prima di tutto ucciso psicologicamente perché mandavano delle mail 4-5 al giorno. Poi partita proprio la cassa integrazione, ci hanno consegnato la lettera e ci hanno detto che c'era un rappresentante di G-Group che potevano farci dei corsi, quindi già abbastanza mirati per una riqualificazione o una roba del genere. Chi sono questi del G-Group? Si presume compagnia delle opere. E quindi la regione Lombardia, diciamo, ci va a braccetto. Che la regione Lombardia andrà a braccetto e che comunque anche la regione Lombardia sa della nostra situazione, conosce Fiera, ma di regione Lombardia non si è sentito nessuno. Quindi, e che corsi di formazione offrivano? All'inizio ci hanno fatto fare inglese base, corsi di comunicazione efficace, tutte cose che bene o male, diciamo, che erano state proposte da Fiera, almeno, diciamo così, però la mia parola contro la loro. E tu dopo più di 30 anni di lavoro, con una certa competenza, professionalità e via dicendo, una proposta per un call center ti ha gratificato al massimo? Non ho avuto la proposta del call center, però ci hanno fatto le ultime, proprio gli ultimi, diciamo, corsi che ci hanno fatto erano mirati proprio al call center, alla vendita. Sì. Quindi tu hai studiato, ti sei applicato, poi ti hanno licenziato. Sì, dopo 30 anni di servizio in fiera, dal 1983 ad oggi. E dopo averti formato, ti hanno licenziato. Mi hanno licenziato, mi hanno lasciato a casa dal primo di novembre.